Bella zii, la Roma ha appena perso 2-1 contro il Betis e noi adesso andiamo a scoprire le paninerie notturne della capitale. Te ne faccio vedere 4, grazie del like, grazie del follow, grazie del commento, grazie di essere te. Anzi, tipo a 10.000 like andiamo a scoprire... Le Honduras. Volevo dire le panerie notturne di Napoli, Luca. Tra parentesi, Luca è il fratello de Fra, quindi la follia è in famiglia. 10.000 like, andiamo a Napoli e ora invece tocca a Sasà, la prima panineria di oggi. Oh, eccoci qua. Questo posto è bello perché tutti i panini sono ispirati ai comici della cultura italiana. C'è pure Brignano, non so perché, però è molto bello. Un saluto a Nando Martellone. Alcuni dei panini sono anche creati in collaborazione con influencer. Tipo questo qua è di Meschini e il panino di oggi, eccolo qua. Carpaccio di manzo, salsa tartara, burrata, rucola e pomodori secchi. Chiari, 7,50 euro. Sasà è aperto fino alle 2 di notte. E la storia è pure carina. È stato fondato da due fratelli, Giorgio e Edoardo, con la passione di fare del bene alle altre persone. E quindi noi oggi ci mangiamo il paninazzo loro. Un po' come le trombe degli angeli durante la notte dell'Apocalisse. A volte è un suono che ti fa capire una situazione. Il pane che scrocchia in bocca già ti racconta che è buono. Tutti gli ingredienti sono scelti di prima qualità. E anche il concetto di schimica notturna, dai, ma di un certo livello. Infatti stiamo in zona Parioli. Guarda che bello il carpaccio di manzo. Senti proprio che è fresco, saporito. Senti proprio il profumo dei pomodori secchi. I panini di sto posto ti lasciano questo senso di soddisfazione. Tipo quando vai a dormire e fai una dormita bella e ti alzi con la bocca annappata, la crosticina di saliva secca qua. Che stai proprio bene, un senso di naufragio morale. Oh, zozzo e felice. Finimo questo pure con Luca e andiamo alla seconda tappa di oggi. Oh, con Luca ci siamo appena accorti che non sappiamo dove, ma abbiamo appena perso il faretto, quindi ci sarà meno luce adesso nel video, ma continua la nostra avventura. Proprio dietro quest'angolo siamo al Saloon del Panino. Allora, cominciamo con questi. Pulled pork bites, 5 pezzi, 5 euro. In proporzione i prezzi dei panini sono più bassi rispetto agli antipasti, perché 5 euro per 5 nuggets è pure tanto, però devi considerare che è notte. Al Salone del Panino ci stanno tutti i sapori un po' cowboyeschi, a parte che guarda, bello succoso, eh. Mammo, devi sapere una cosa, al Salone del Panino i panini costano anche 5,50. Col pane loro, buono, glielo fa un forno apposta, solo che a volte finiscono quel pane e ne usano un altro, meno buono. A noi oggi ci è capitato. E un'altra cosa, i panini qua possono essere presi normali o giganti. Quando sono giganti, sono così grossi che te lo devono tagliare in due. Route 66, salsiccia, salame di cinghiale, bacon, crema di tartufo, rughetta, mozzarella, funghi, versione gigante, prezzo 12,60. Il profumo è quello che senti nel naso se la persona della tua vita ti dice che ti ama, dopo ti dà un pugno fortissimo e poi ti bacia. Rimani un po' stordito, c'è ancora il sorriso sulla faccia, ma rimani un po' stordito. Il tartufo, il cinghiale. Vabbè, perché è proprio buono. E alla fine costa quanto un sacco di panini che ti vendono de giorno a Roma, grossi la metà. Il sapore è proprio una carezza. Però una carezza ignorante. Se il tuo bullo delle medie ti desse una carezza, lui. Cominciamo già a essere un po' troppo abbottati, ma andiamo alla terza tappa di stasera. Tu intanto ricordati che il Salone del Panino, non so perché stiamo a parlare tipo da dentro un cantiere, ma ricordate che è aperto da mezzogiorno alle 2-3 di notte e andiamo. Allora, mo' piccolo recapino. I re della notte a Roma erano due. Giorgio Guerrieri, col suo Giorgione a Corso Francia, che però purtroppo è venuto a mancare l'anno scorso. E poi l'altro, Bruno Casalini, con il suo Orfeo. Namo! Qua il panino te lo fai te e scegli già dalla carne tra 9 tipi di carne. E eccolo qua. Andiamo.
hamburger di manzo, funghi piccanti, patate piccanti, mozzarella, insalata, panino assortito, costo 6 euro. Un po' di regole per quando vieni da Orfeo. Come Alice nel Paese delle Meraviglie, le cose qua hanno nomi differenti. C'è una presente la S che aggiunge alla fine le parole per lo spagnolo? Uno stereotipo tipo, aggiunge ogni cosa che chiedi, accia. Tipo desinenza, ed è la particella accia. Verza, verzaccia, patata, patataccia. In più, alcuni alimenti specifici hanno nomi completamente diversi dall'italiano. La verza rossa con le salse è la verza scureggiona. Oppure cambiamenti minimi, tipo il cetriolo, cetriola. Mo' però mangiamo. Tra i posti di oggi, Orfeo è quello più ignorante e più vecchio a scuola. E c'ha tanto da dire pure lui. So certo infatti che tra quelle di oggi, questa è la panineria preferita da tuo padre. A partire dal pane, che è sta ciabattona bella de forno. Con Luca siamo al limite, quindi finiamo pure questo e andiamo all'ultima tappa di oggi. Ti do il benvenuto allo zozzone di Porta Maggiore. Lo zozzone di Porta Maggiore è un'istituzione. Ti puoi prendere l'hamburger, la salsiccia, il booster, la fettina di vitella o il petto di pollo, non rompi coglioni. Condimenti come te pare e in più patatine fritte. E naturalmente birra. E eccoci qua. Complimenti, eh. Grazie. Fettina di vitella, cheddar, peperoni, costo 6 euro. Poi vieni dietro al furgone e ti siedi qua. Naturalmente nel panino te ci puoi mettere quello che ti pare a te. Però mo ti faccio vedere il mio. L'ho caricato pure relativamente poco, solo che è tutta la sera che mangiamo, cioè dai. Ma quanto è volgare, quanto è una pizza in faccia in un bar durante una rissa. Col calore così alto della carne, il cheddar viene devastato, si scioglie, si sbraca, proprio come la tradizione del formaggio più infimo e di bassa qualità. È il Charles Bukowski dei panini. E fai attenzione, perché questo tipo di ignoranza è diversa dall'ignoranza che per esempio hai visto da Orfeo. Orfeo è a livello ignoranza tuo padre in mutande in cucina che si fa un panino da solo. Lo zozzone di Porta Maggiore è a livello ignoranza l'amico tuo steso per terra che schimica ad Amsterdam. È molto diverso. Finimo e andiamo a fare le nostre conclusioni. Allora, spero che con Luca ti abbiamo dato un bel po' di scelte. T'ho messo nel video, a parte quelle che secondo me sono davvero le migliori paninerie notturne di Roma, ma quattro opzioni con quattro stili differenti in base ai gusti tua. Così sai pure cosa sceglie, con chi andarci, come, quando, perché. Io ti devo ringraziare innanzitutto perché hai visto questo video. Grazie del like, del follow, del commento, grazie di essere te. Una bella persona. Ti ricordo che a 10.000 like facciamo sto format a Napoli. Ma soprattutto, qua sotto, Prat te sfido ad andare a mangiare Prat ti sfido ad andare a mangiare Spiedini in Abruzzo, arrosticini. Oppure Prat ti sfido ad andare a fare il video sulla storia del Marsala. Ma che ne so, lo facciamo un video sulla storia del Marsala? Sì. Va bene. Ti ci vedo vestito da... Come? Credo, abito bianco, da lattaio diciamo. Ma... siamo stanchi, deliriamo. Ci vediamo le prossime volte, ci vediamo al prossimo video, ci vediamo nelle live, che ora sono tutti i giorni. Ti devo ringraziare pure delle magliette, che sono finite già per la seconda volta e hanno fatto un altro stock, link in descrizione. Sì, vero? Il link è in descrizione. E c'è tutte le taglie, quindi ti puoi prendere le magliette di Prat, là. Faccio pure vedere la grafica qua. Grazie a Lorenzo il montatore che monta queste... bella lo. Concluso tutto questo, un saluto a Luca. Ciao Lu. Noi ci vediamo a un prossimo video. E bella, zii.